attenzione, si va alla procedura di partenza. Ai vostri posti. Ed eccoci quindi con la partenza avvenuta per questa ultima gara di oggi. Forza ragazzi, tocca a voi concludere la manifestazione. Partiti forte gli allievi, per la novità. Andiamo a vedere. Dai Stefano, bravo! Dai Stefano, bravo! Dai, dai, è buona mia, Dai, dai, dai Jacopo, attaccato là! Samuel, Jacopo! Ale Tommy! Forza Tommy, Ale ora, dai! Ale Cima! Vai Christian, ecco! Dai Stefano, Dai Ste, Bravo, dai, 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 dai! Distanza per ora di Ruppelato. Dai Nicola! In questo sestetto 6 atleti all'inizio, ora vanno di Ruppelato che ha preso il compagno di vantaggio. Bravo Francesco, non dar tutto il gas, tranquillo, che lunga corda, Gabriele Angiolo è preso al terzo posto. Dai Stefano, dai 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 dai. Quindi il secondo del seguiva. Ruppelato però sembra aver perso qualcosina rispetto agli altri, sono arrembanti all'inseguimento, ancora un buon margine ma gli altri arrivano. Di Andrea, ora Ruppelato, la prima delle curve della tomba finale. C'è Bagara per il secondo e il terzo posto. Astori al secondo posto e ribatte Deita. Astori e Deita. Francesco Pelato va a confermare quanto buono ha fatto tra i cadetti negli ultimi due anni e vince il primo anno di categoria il titolo italiano tra gli allievi, Francesco Ruppelato! Arrivano gli altri, podio fatto, Deita,
Roblato, Dita, Ribatti, poi Angione e Benzoni. Bravissimi, bravissimi tutti ragazzi, stanno per concludere questa festa del Cross 2021. 22 giornate dei campionati italiani, quindi ottavo classificato Federico San Martino Cus Palermo, non c'è, decimo classificato Francesco Massa Atletica Saluzzo, applauso, 16:57, sesto Nicolò Astori Atletica Estense 16:54. Ok, poi quinto Stefano Benzoni, Valseriana, Alta Valseriana, giusto? Vai. Quarto Gabriele Angiuno, Cus Torino. Andiamo sul podio, medaglia di bronzo e terzo classificato Andrea Ribatti, All Three Sport. Secondo, medaglia d'argento, Olimpia Villa Sidro, Ismaele Deida. E primo classificato, campione italiano, Usquercia Trentingana, 16:27, Francesco Roserato. Premio Alessandro Alberti, presidente del Comitato regionale della Toscana, FIDAL. Guarda qua ora. Allora, adesso si fa la foto tutti insieme, dopo si fa il podio e dopo vi chiedo di non andare via perché c'è la premiazione del CDS individuale, quindi chi fa parte della società viene premiato individualmente e poi c'è le prime tre società che si sono classificate e alla fine la combinata.